Bene, allora possiamo iniziare la seduta del question time di martedì 23 gennaio. Iniziamo subito con il primo oggetto all'ordine del giorno, un'interrogazione presentata dalla consigliera Casciari rivolta all'assessore Barberini, prevista sperimentazioni ed interventi innovativi in ambito sociosanitario nei confronti degli adolescenti e dei giovani adulti, stato, tempi e modalità di realizzazione del progetto, informazioni della Giunta regionale al riguardo. Prego, consigliera Casciari. Sì, grazie Presidente. Beh, questo del disagio giovanile degli adolescenti credo che sia un tema che insomma, ci deve interessare da vicino. È di oggi una locandina di un giornale locale dove appunto ancora una volta si parla di un avvicinamento eccessivo alle sigarette, ma non solo. Gli ultimi dati raccolti dall'Istituto Bambin Gesù ci danno un quadro allarmante proprio sulle dipendenze degli adolescenti italiani in generale, ma in Umbria poi si ricalca lo stesso problema. A 11 anni iniziano a bere alcolici, intorno ai 15 a fumare cannabis o peggio ancora a usare nuove sostanze, i cui effetti sono ancora indefiniti. E la letteratura riporta che circa il 30% delle persone con problemi di dipendenza presenta una patologia psichiatrica associata, che può derivare sia dagli effetti acuti dell'assunzione di tali sostanze, o in altri casi, in molti altri casi, può diventare una vera e propria comorbilità. Nel piano nazionale e nel piano regionale di prevenzione 2014-2018 viene rilevato come nel nostro paese il numero degli adolescenti che con condizioni di disagio psicologico, che può diventare una vera e propria patologia, rappresenta il 7-8% della popolazione. È anche riportato sia nel piano nazionale della salute mentale che se tali patologie psichiatriche in età precoce, se non trattate adeguatamente, naturalmente condizionano la vita del giovane adulto. E sempre nel piano nazionale di azione per la salute mentale è scritto come il lavoro di rete costituisce un metodo di essenziale importanza e tale lavoro dovrebbe far sì che insieme diciamo, ai servizi, quindi alla rete formale, ci sia una presa in carico anche con le reti sociali informali, come può essere la scuola, la stessa famiglia o la cosiddetta società civile. Negli ultimi anni anche nella nostra regione è aumentato, soprattutto nei SERT, purtroppo, nei servizi dedicati appunto ai problemi legati alle dipendenze, il numero degli accessi di adolescenti affetti da dipendenza da nuove sostanze, da alcol o addirittura polidipendenti. Nonostante le indicazioni per il trattamento multidisciplinare ed integrato per tali patologie, l'organizzazione dei servizi a livello territoriale è spesso disomogenea e è molto carente soprattutto nel passaggio adolescente-età adulta. Esiste nella nostra, ormai diciamo da diverso tempo, è istituito presso il Dipartimento per le Dipendenze di Foligno e Spoleto, ASL Umbria 2, un servizio che è chiamato Girovento, che è dedicato, pur essendo appoggiato appunto al servizio dipendente, è dedicato esclusivamente alla presa in carico degli adolescenti che si trovino in situazioni di disagio. Il servizio ad accesso libero e gratuito offre agli adolescenti, ai giovani adulti, ma soprattutto anche alle loro famiglie che spesso non trovano gli strumenti adeguati per rispondere e per avere un sostegno al disagio, insegnanti ed educatori e alle persone che operano nel volontariato e l'associazionismo, uno spazio riservato prima di tutto all'ascolto e al confronto relativo a tematiche relative appunto all'assunzione di droghe leggere, sintetiche o di altre sostanze, uso, abuso di alcol, ma anche atteggiamenti riconducibili a disturbi compulsivi, a disordini del comportamento alimentare e ai poliabusi. Lo stesso servizio garantisce una presa in carico multidisciplinare offrendo diversi livelli di prestazioni che vanno appunto dall'ascolto, dalla consulenza telefonica, all'attività di counseling dedicato alla prevenzione di patologie connesse all'abuso di sostanze, alla valutazione di interventi clinici fino alla somministrazione di terapie farmacologiche. Le famiglie possono rivolgersi al centro anche per attivare i percorsi di riabilitazione presso comunità terapeutiche convenzionate, ma anche cercare di inserire giovani, appunto di reinserire giovani
e hanno una forte collaborazione con i SAL. Il centro offre girovento, offre anche supporto ai programmi socio-riabilitativi che su mandato della Prefettura, del Tribunale per i Minori e del USM. La Giunta naturalmente a fine luglio, conscia di questo problema degli adolescenti, ha deciso il tempo è proprio... di avviare un percorso di sperimentazione, di interventi innovativi, quale quello del girovento, per realizzare appunto presso ciascuna delle aziende ASL un servizio simile a questo. E questo per costruire e consolidare la rete territoriale dei servizi e dare così delle risposte al disagio degli adolescenti e alle loro famiglie con un impegno di 200.000 euro. Ecco, io chiedo, visto che ormai è passato del tempo, all'assessore per conoscere se le aziende ASL hanno presentato alla Giunta regionale il progetto per la realizzazione delle sperimentazioni di cui alla delibera, quali saranno i tempi presupposti di realizzazione da ciascuna delle aziende ASL di realizzazione e quali saranno i territori che saranno interessati dalla sperimentazione. Grazie. Grazie, raccomando il rispetto dei tempi, altrimenti andiamo veramente fuori. Sì, la questione che viene rappresentata dalla interrogante è indubbiamente di estrema attualità, è un'estrema attualità proprio perché ormai le più recenti indagini sociologiche di fatto che evidenziano che alla luce dello sviluppo economico e sociale che è intervenuto nel corso di questi anni si è un po' fuso il periodo adolescenziale classico con quello della prima età giovanile e questo ha determinato in sostanza l'insorgere di fenomeni e di situazioni che fino a qualche anno fa non erano esattamente diciamo riscontrabili nella nostra comunità. Il percorso evolutivo verso il ruolo d'adulto in un contesto dove diventa sempre più complicato e difficile in quanto ogni giorno si registra la caduta di modelli di riferimento, l'assunzione di comportamenti disomogenei per lo più legati a situazioni contingenti o di comodo, la tendenza a assumere comportamenti a rischio e soprattutto la rinuncia e il rinvio all'assunzione di responsabilità, oltre ovviamente al caso della difficoltà ad inserirsi all'interno di un percorso valido di studio e soprattutto di lavoro, determina l'insorgenza, in particolare l'incremento di queste situazioni. Alla luce di questo, la Giunta regionale, con delibera 888 del luglio 2017, ha preso atto di queste attività sperimentali che si stanno riscontrando, a cui fa riferimento l'interrogante, e partendo appunto da quella esperienza ha ritenuto con questa delibera di incaricare le due aziende di avviare due progetti che rispondessero che trovassero soluzioni e rispondessero in qualche modo a queste esigenze. Alla luce di questa delibera è stata nominata una commissione tecnico-scientifica, una delibera che aveva dato incarico appunto alle due ASL di elaborare due progetti per tutte e due i territori nelle cui aziende operano. La commissione tecnico-scientifica doveva semplicemente valutare le progettualità che in qualche modo avrebbero presentato le due aziende sanitarie e alla luce e ha esaminato appunto i progetti delle due aziende, progetti a cui avevamo trovato dato copertura con la delibera di giunta, copertura misurata in questa ipotesi sperimentale in euro 100.000 per ogni azienda. La azienda ASL 1 ha presentato diversi progetti e ogni azienda aveva però e ogni progetto non copriva la integrità interamente il territorio dell'azienda, quindi aveva le caratteristiche sostanzialmente di una disomogeneità che non era coerente con il dettato della delibera di giunta. La ASL 2 invece ha presentato un progetto rivolto a tutto il territorio dell'azienda e la commissione ha espresso un primo parere generale positivo
positivo sulla progettualità di ASL 2 e ha chiaramente invece richiesto ad ASL 1 di provare a riunificare le diverse progettualità e dare quindi e fornire un'unica ipotesi progettuale che in qualche modo coprisse l'intero territorio in cui opera la ASL. Alla luce di questo siamo in grado di dire che le due ASL, una presenterà l'ipotesi unitaria, l'altra le limature che sono state richieste, e riteniamo che entro il prossimo mese ci sia la validazione tecnico-scientifica per far sì che le due ASL possano partire con queste sperimentazioni di cui abbiamo assolutamente bisogno e che possono, i cui risultati saranno esaminati dalle stesse aziende sanitarie, successivamente dall'assessorato, e saranno sottoposti anche alla valutazione del Consiglio regionale, per far sì che partendo da queste ipotesi realizzative, primi riscontri, si possa dare anche respiro progettuale e continuativo a risposte che sono assolutamente importanti e a cui i servizi sociosanitari debbono provare a fornire adeguato riscontro. Grazie, assessore, consigliere. Grazie, assessore. Credo che appunto dare delle risposte adeguate alle famiglie e soprattutto ai giovani che devono trovare una porta aperta e delle competenze multidisciplinari intanto per capire che c'è qualcuno dall'altra parte disponibile, diciamo, ad affrontare insieme a loro un percorso. Quindi seguirò con attenzione anche l'evolversi appunto il consolidamento di questi servizi che con la sperimentazione saranno certamente implementati nella nostra regione. Grazie, passiamo all'oggetto 117, ancora un'interrogazione per l'assessore Barberini proposta dal consigliere Nevi. Chiarimenti della giunta regionale in merito al futuro del laboratorio di analisi della ASL 2 di Narni e Amelia. Prego, consigliere. Grazie Presidente, ma come al solito c'è poca chiarezza sugli assetti generali delle organizzazioni dei servizi sanitari. Qui si parla del laboratorio analisi di Narni Amelia, so che altri colleghi hanno fatto anche altre interrogazioni per quanto riguarda quello di Pantalla, insomma la rete dei laboratori analisi dell'Umbria. Si rincorrono voci, chiusura, poi smentita, poi riconfermata, articoli di stampa. Ecco, io penso che la cosa fondamentale nella sanità sia la chiarezza, scegliere una direzione di marcia e poi appunto cercare di ottimizzare al meglio le risorse, le strumentazioni e quant'altro. So che tra l'altro mi dicono gli operatori che c'è una gara in corso per l'acquisto di nuovi materiali che presuppone l'indizione della gara a monte una scelta rispetto all'organizzazione di questo importante servizio. Il laboratorio d'analisi di Narni Amelia ad oggi è l'unico laboratorio territoriale della Conca Ternana. Questo laboratorio è un laboratorio storico, che esegue esami anche complessi quali quelli virologici e allergologici sia per il territorio che per l'azienda ospedaliera di Terni. Ecco, l'eventuale smantellamento del laboratorio analisi di Narni si andrebbe ad aggiungere alla perdita del punto nascita, dopo che era stato per anni detto che non sarebbe invece stato chiuso, e si aggiungerebbe a provvedimenti che hanno riguardato quella comunità e che a mio avviso sono assolutamente parziali rispetto anche ad altre situazioni che ci sono in giro nell'Umbria. Ecco, per esempio relativamente ai punti nascita abbiamo discusso a lungo anche di questa questione. Tra l'altro lì sembra che si stia procedendo con il nuovo ospedale territoriale di Narni Amelia, e quindi c'era un accordo che fino a quando non ci fosse stato il nuovo ospedale sarebbe rimasta l'organizzazione dei servizi. Anzi, alla luce della chiusura del punto nascita c'era un impegno attraverso un protocollo di intesa con la ASL di potenziare alcuni servizi anche su quello, ma quello sarà forse oggetto di un'altra interrogazione. Purtroppo
non ci sono buone notizie, perché sembra che rispetto agli impegni presi invece le cose stiano marciando diversamente. Quindi l'interrogazione è volta a sapere una volta per tutte qual è il disegno che ha in mente la Giunta regionale relativamente a questo laboratorio analisi e più in generale alla rete dei laboratori analisi della nostra regione. Grazie Presidente. Grazie, prego Assessore Barberini. Sì, grazie. La interrogazione ha per oggetto il laboratorio di analisi di Narnia Melia, ma riveste ovviamente la complessiva riorganizzazione dei laboratori di analisi nella nostra regione Umbria. Caro consigliere Nevi, il processo di razionalizzazione, di riorganizzazione è un processo che punta ad una qualità, che ha una risposta vera alle esigenze di tutti i territori e di tutti i cittadini dell'Umbria, una risposta di efficienza, una risposta appropriatezza dei servizi in un quadro di sostenibilità, tenendo conto che nella nostra regione attualmente abbiamo un laboratorio ogni 60.000 abitanti e se facciamo questa analisi comparativa con altre regioni, forse scopriamo che quest'indice è tra i più bassi d'Italia. E per essere efficaci, efficienti e qualitativi e sostenibili, i laboratori debbono avere numeri giornalieri di prestazioni. Ma non è nulla di improvvisato questo, perché la razionalizzazione dei laboratori per analisi, ovvero i punti di lavorazione dei campioni biologici raccolti in Umbria, è conforme all'accordo Stato-Regioni del 23 marzo 2011, un accordo che è stato votato, come può ben leggere, all'unanimità da tutte quante le regioni e dal governo italiano. Queste indicazioni di principio, di razionalizzazione, di efficientamento e anche di presenza, numero abitanti per numero laboratori, sono state recepite dalla Regione dell'Umbria con DGR 1402 del 2014. Successivamente c'è stato anche il decreto ministeriale 70-2015 che di fatto ha dato delle indicazioni di riordino a tutte le regioni, di riordino della rete ospedaliera, cercando di dare due elementi caratteristici sul riordino, e cioè per un presidio ospedaliero devono esserci adeguata casistica, adeguati numeri di prestazioni e debbono esserci anche un bacino territoriale con estensione, ma soprattutto abitanti potenzialmente serviti e servibili. Alla luce di quello è chiaro che va anche ripensata la funzione degli ospedali di territorio, che hanno quella mission che è di progressiva espansione di quelle attività che sono sempre più legate alla integrazione tra ospedale e territorio. Penso alle prestazioni ospedaliere di bassa e media complessità, penso alla riabilitazione, penso a quella chirurgia medio-bassa che può essere esercitata in questi presidi ospedalieri. È quell'idea che vorremmo realizzare e che lei appena ha accennato l'interrogazione, nella parte orale, non nella parte scritta, dell'ospedale di Narni Amelia. È ovvio che gli ospedali devono avere, in questi ospedali di territorio, avere una presa in carico del paziente su un livello estensivo e non intensivo di cura, e debbono essere sempre più legati e collegati alle realtà ospedaliere più vicine nel territorio. L'esempio di Narnia Amelia è quest'ipotesi di forte connessione e collegamento con l'azienda ospedaliera di Terni. Questo per dare ancora più enfasi e qualità e far concentrare sull'alta complessità, appunto nel caso specifico per l'azienda ospedaliera di Narni. La riduzione dei punti di lavorazione in laboratorio analisi non prevede riduzione di punti di prelievo, non prevede alcuna impossibilità per il cittadino, per l'utente, di trovare soluzioni diverse da quelle che trova ora.
non prevede nella sostanza e non mette a rischio i pazienti che dovessero trovarsi in situazioni di urgenza anche all'interno dell'ospedale di territorio. Perché? Perché in ogni ospedale di territorio, è nostra ipotesi, ma lo stanno facendo tutte praticamente le altre regioni di questo paese, vi è la possibilità di installare i cosiddetti sistemi decentrati di analisi, tecnicamente POCT, ovvero sistemi che effettuano queste prestazioni, queste analisi, quasi tutte, in forma totalmente automatizzata. Lo stiamo già sperimentando, hanno dato grandi risultati e permette di aumentare il volume, aumentare la casistica, aumentare la qualità, aumentare l'efficienza nei punti in cui invece vengono ristrutturati i laboratori. Solo per far capire questo sistema, assessore, che abbiamo tempo pensato, e sto chiudendo, questo sistema abbiamo ipotizzato che con questo sistema, oltre a migliorare in maniera sensibile le qualità delle prestazioni, vi è anche l'opportunità di ottenere un risparmio di oltre 3 milioni, 3 milioni e mezzo. 3 milioni, 3 milioni e mezzo che noi pensiamo di dirottare aumentando ancora di più la qualità dei servizi presenti sul territorio. Insomma, ci viene sempre richiesto di puntare ad efficientamento, riqualificazione, dare le risposte. Oggi rispondo a due interrogazioni per cercare di difendere all'arma bianca una cosa che sinceramente ritengo ad oggi indifendibile. Sì, prego, consigliere. No, ma ho rivisto il film dei punti nascita, assessore. Quello che si contesta non è la necessità di riorganizzare, di razionalizzare e di fare scelte diverse rispetto al passato, anzi questo è un punto di forza importante e è normale che anche a livello nazionale si spinga in questa direzione. Il problema è che la traduzione di tutti questi principi generali sul nostro territorio viene mediata dalla necessità politica di avvantaggiare un territorio e svantaggiarne un altro. È il caso, per esempio, dei punti nascita, dove a Narni è stato chiuso, a Pantalla invece è rimasto aperto. E quando le direttive nazionali dicevano e Assisi è stato chiuso e altri sono rimasti aperti, quando le direttive nazionali, se c'è una direttiva, deve valere per tutti, allora è accettabile. Se invece la direttiva vale solo per quelli che non sono troppo amici, quelli che non contano niente come Narni, o quelli che non sono amici come Assisi, perché lì c'è un'amministrazione di centrodestra, allora la riorganizzazione diventa una specie di marchetta politica che serve solo a organizzare al meglio la sanità secondo le esigenze del partito. Ecco, allora io penso, lei non mi ha risposto, perché io mi aspettavo che una risposta precisa rispetto al laboratorio analisi, relativamente di Narni e non solo di Narni, relativamente ai tempi, relativamente a tutta l'organizzazione che c'è dietro, relativamente a dove si mette il laboratorio analisi, e che lei, come sa, quelle robe là che si chiamano tecnicamente POCT che lei ha citato sono un'altra cosa, non sono il laboratorio analisi. Il punto prelievo è una cosa, il laboratorio analisi è un'altra. Quindi, ecco, anche questa volta purtroppo non c'è chiarezza, non si dice la verità, forse perché ci sono le elezioni e quindi si dice una mezza verità. Dalle sue parole emerge che la direzione è chiara, per me significa che lo chiuderete, ma non si sa come, quando e soprattutto non si sa quale sarà l'impatto dell'intera riorganizzazione su tutto il territorio regionale. Per questo sono insoddisfatto della sua risposta e per questo forse presenteremo anche un atto per cercare di dare un indirizzo del Consiglio regionale rispetto a una vicenda che, ripeto, è un film già visto e è un brutto film. Grazie. Passiamo all'oggetto 138, a presentarla il vicepresidente Mancini ed è rivolta sempre all'assessore Barberini. Lo stesso tema, chiusura del laboratorio di analisi dell'ospedale, questa volta di Pantalla, informazioni della giunta regionale al riguardo. Prego, vicepresidente Mancini. Grazie presidente, questa mattina, assessore, cerchiamo di farle un'attenta analisi anche a lei, un'analisi politica ovviamente.
e quindi vedremo se è in buona salute dopo queste interrogazioni, se la sua amministrazione è in buona salute. Intanto, insieme al collega Nevi, parliamo di un altro territorio, stiamo parlando dell'ospedale di Pantalla, media Valle del Tevere. Anche lì abbiamo appreso, assessore, noi consiglieri regionali, da organi di stampa, che si sta per chiudere o sarà chiuso il laboratorio di analisi. Naturalmente la stessa cosa si è parlato per quanto riguarda il reparto di ostetricia del medesimo nosocomio. È bene ricordare che l'ospedale di Pantalla aveva avuto una sua input strategico a seguito della chiusura dell'ospedale di Marciano e di Todi, e giustamente questo nuovo presidio doveva e deve asservire quelle due importanti comunità che contano comuni comunque limitrofi importanti, ma deve altresì, secondo me, assessore, diciamo, decongestionare o comunque essere di ausilio al nostro importante ospedale del Silvestrini di Perugia. Quindi, diciamo, essere di supporto, essere in sinergia, e quindi quantomeno a me, in qualità di consigliere, a noi del gruppo della Lega, ci sembrava, diciamo, quantomeno strano questa decisione. Quindi la interrogo in merito, considerando, insomma, ascolto con interesse le sue valutazioni. Grazie. Sì, oggi è un fuoco di fila, evidentemente, su tutte queste questioni che sono state rappresentate. Cercherò di non ripetere, senza essere offendere, insomma, l'interrogante, ma cercherò di non ripetere le cose che ho detto e che valgono sia per l'ospedale di Pantalla sia per il presidio ospedaliero di Narni Amelia. Tutto nasce ovviamente da accordi Stato-Regioni. Tutto nasce dal DM 70-2015 che ridefinisce puntualmente la rete ospedaliera e il ruolo di ospedali di territorio sulla base del principio di efficienza, qualità, adeguata casistica che devono, e ovviamente bacino territoriale e numero di abitanti di riferimento. Intanto è preciso che il presidio ospedaliero di Pantalla non ha subito e non subirà alcuna riduzione di attività. Non a caso ho già anticipato che rispetto al passato è stato potenziato, è stato inserito nel presidio ospedaliero il servizio di cardiologia, inserendo il CRES, la cardiologia sportiva e riabilitativa, che sta facendo come centro regionale numeri straordinari di prestazioni giornaliere e con dotazioni strutturali e di personale per rispondere a queste richieste che si sono venute a creare. Il reparto di ortopedia è stato ulteriormente rafforzato, e ortopedia che è in grado oggi di garantire il servizio di disponibilità H12 nell'arco di tutte le giornate. Ulteriormente rafforzato è il servizio di ortopedia programmata in collaborazione con l'azienda ospedaliera di Perugia. Nella sostanza passa finalmente il messaggio che si spostano i professionisti e non si sposta il paziente per alcune situazioni, per alcune patologie. Sono aumentati moltissimo gli interventi nell'area ortopedica grazie a questa forma di collaborazione. Forma di collaborazione che è stata avviata anche per quanto riguarda il l'otorino. Insomma, la nostra idea è questa: di dare risposte sulla bassa e media complessità attraverso gli ospedali di territorio e riservare alle nostre aziende ospedaliere concentrare la loro attività nella alta complessità. Questo è un concetto che mi sembra che abbiamo espresso ormai in diversi documenti, un concetto questo delle collaborazioni che dà sviluppo, che dà prospettiva anche agli ospedali di territorio, che abbiamo riaffermato in maniera puntuale, decisiva e chiara anche nell'ultimo documento di programmazione. Questa è l'impostazione che vogliamo dare. Questa era anche l'impostazione, permettete, che avete provato a chiedere diverse volte, e sentire oggi che si punta su efficienza, qualità, risposta al territorio,
è chiaro che per migliorare dobbiamo, non possiamo pensare di mantenere la situazione così com'è, ma dobbiamo cercare di rimodellare il sistema senza perdere di vista questi che sono i nostri orizzonti, le nostre stelle polari. Nel ragionamento del laboratorio di analisi, così come abbiamo detto, negli ospedali di territorio non cambia assolutamente nulla, e questo vale per tutti gli ospedali di territorio. Così rispondo anche a Nevi, che non ha capito, ma mi fa specie che insomma uno che è stato 15 anni in questo consiglio, forse la distinzione tra ospedali della rete emergenza-urgenza e ospedali di territorio forse dovrebbe anche capirla, mi perdotti Raffaele, ma insomma la risposta è stata un po' piccata la sua, nel senso che è chiaro che i laboratori saranno, che faranno un po' tutto, nemmeno, anzi, alcuni laboratori, quelli da aziende ospedaliere, saranno ancora più incentrati su quella elevata complessità anche lì. I laboratori saranno, per le prestazioni medie, saranno concentrati negli ospedali della rete emergenza-urgenza, in tutti i presidi ospedalieri, anche quelli quindi anche di territorio, ci sarà questa strumentazione collegata telematica del POCT che permette l'effettuazione di analisi in qualsiasi momento anche e con una refertazione, un controllo anche telematico. L'abbiamo sperimentato, introduce elementi di forte innovazione, di forte qualità e di forte efficienza. Non cambia nulla per i cittadini. Perché dobbiamo far chiarire anche questo, non cambia nulla per i cittadini che nei punti di prelievo otterranno le stesse risposte che hanno provato prima, non cambia nulla per i cittadini che si sono ricoverati all'interno dei presidi ospedalieri di territorio. Qui si punta esclusivamente su un riordino complessivo che alza i livelli qualitativi, che fa risparmiare al nostro sistema, sulla base delle nostre indicazioni, oltre 3 milioni e mezzo. Questa è l'impostazione. Non cambia nulla per il personale, però si dà e si risponde in maniera efficace ed efficiente a tutta una serie di bisogni, e soprattutto non si dà risposta vera e esaustiva anche ai bisogni di tutti i territori in un quadro di riordino complessivo, di collaborazione all'interno della rete ospedaliera e all'interno di un accordo Stato-Regioni che, ricordo bene, è stato votato da tutte quante le regioni fino al 2011. Grazie. Grazie Assessore, prego Vicepresidente Mancini. Grazie Presidente, grazie Assessore, lei ha fatto una accurata e accalorata esposizione della sua strategia, tuttavia prendo atto che nei territori in generale dell'Umbria, al di là dell'auspicato efficientamento e auspicata riorganizzazione, stanno prolificando una marea di laboratori di analisi private. Cioè dove i cittadini tempestivamente, molte volte anche con cifre più basse di normali ticket, riescono ad avere un servizio efficiente. Quindi no, è una analisi territoriale, io parlo di Città di Castello, e quindi io mi auspico che quello che lei adesso ha, ripeto, in modo dettagliato, illustrato, si verifichi. Perché ovviamente io faccio il tifo per la nostra struttura medica e sanitaria, faccio il tifo per la nostra sanità. Tuttavia posso evidenziare, e sarà frutto di un'ulteriore interrogazione, a fronte di 3 milioni e mezzo che lei in generale dice come risparmio, quanti di questi 3,5 milioni di euro siano poi destinati ai cosiddetti fondi alla dirigenza per i raggiunti obiettivi di efficientamento? Perché in generale è mia impressione, ma è un'impressione che sicuramente ho potuto sentire presso il personale medico e sanitario, che molte volte quelli che sono a tutti gli effetti dei sacrifici che vengono scaricati sul personale medico e infermieristico, traducendo il tutto in risparmi importanti, in risorse risparmiate importanti, vengano poi lautamente suddivise fra i vari dirigenti di presidio e dell'amministrazione sanitaria regionale. Quindi annuncio fin da adesso che sarà cura del gruppo della Lega Nord interrogarla successivamente per conoscere quanti di questi risparmi oggettivamente raggiunti vengono poi messi nel cassetto per futuri investimenti e quanto
dati sotto forma di lauti premi alla dirigenza che per regole non sicuramente volute dalla Lega Nord vengono ampiamente ripartite. Sarà mia cura altresì, assessore, verificare che quanto lei asserisca dal punto di vista telematico sia efficiente e sia funzionale, e naturalmente poi sarà mia cura in ulteriori dibattiti anche dire, obiettivamente come è nella mia onestà intellettuale, riconoscerle i meriti. Grazie.